Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco, sono qua con Claudia. Ciao! E ve la presento, lei è praticamente quella che pulisce in casa. Sei tu che mi pulisci le scarpe. I tacchi che si è messa. Che non serviva a dirlo. Oggi volevo parlare di profumi, quindi volevo far sentire a Claudia, lei conosce già la mia collezione, però volevo farle sentire 5 dei miei profumi preferiti, quelli con cui ricevo più complimenti, e sentire... farle sapere insomma se ti piacciono quanto da 1 a 10 se riesci a votarli. Ovviamente la mia votazione la sapete già, questi sono tutti i miei profumi preferiti, quindi sono quelli diciamo che uso più spesso. Sei pronta? Ok, iniziamo. Partiamo da questo, è Acqua di Gio profumo, sentilo così. Ma non c'è la cartina? Non ho la cartina, su. Sentirlo così a naso? Sono mica Sephora. Posso spruzzarlo in aria? Spruzzalo in aria. Ok. Dimmi cosa ne pensi prima, cioè cosa, per che tipo di uomo è secondo te, eccetera, e poi da 1 a 10 quanto ti piace? Allora, buono, ok, però molto leggero, molto soft, quindi me lo immagino un po' come un passepartout, sempre, in qualsiasi occasione. Un passepartout? Un passepartout. Quindi da 1 a 10? 8. 8? Buono, ma non mi cioè se lo indossasse un ragazzo non mi colpirebbe particolarmente. Sì, beh allora, Acqua di Gio sì, è un profumo da ufficio, a me piace molto, sì è un profumo passepartout, un profumo va bene per qualsiasi occasione, un po' per la sera, diciamo per occasioni eleganti, come sono vestito io magari non è il massimo, se avessi una camicia, no? Se avessi una camicia sarebbe meglio. Insomma va bene anche così. Comunque 8 su 10, beh ti piace allora, no? Sì. Allora, secondo profumo, invece questo qui è una cosa un po' diversa, profumo che Jeremy Fragrance ne parlava tantissimo all'inizio della sua carriera, Yves Saint Laurent La Nuit de l'Homme, senti se ti piace, se non lo senti abbastanza puoi spruzzare anche questo. Sembra diverso spruzzato che hanno usato da qua. Quando la musica di lì senti soprattutto le note di testa. Ah, perché io non sono mai riuscita a capirlo molto questo profumo. Dammi. Non ho ancora capito di cosa sa. Ecco. Sì, beh, l'avrò indossato 2 volte. In realtà non lo metto spesso, però so che ogni volta che lo metto... No, l'avrò indossato un po' di volte, però ogni volta che lo metto c'è qualcuno che mi fa i complimenti. Ed è uno dei miei preferiti, quindi l'ho messo nella lista. Aspetta un attimo che si asciuga. Ma sta almeno riprendendo? Sì. No. Senti? Dimmi secondo te. Beh, innanzitutto ti piace o no? Allora, mi piace. Mi piace perché è tipo quello di prima. Però è un po' più scuro. È un po' più misterioso. Come, cioè, come tipo di uomo. Mi immagino un uomo un po' più... magari capello scuro, non so, la pelle molto chiara, un po' ombroso, però sempre un po' sexy. Da 1 a 10? 8. 8 anche questa? Sì. Anche questo non è niente di... boh, niente di eccezionale. Beh, comunque anche questo è sempre un commerciale di Yves Saint Laurent, è abbastanza famoso, Jeremy l'ha reso famoso. Questo va bene soprattutto per la sera, La Nuit de l'Homme, come dice il nome. E sempre sull'elegante, per una cena un po' speciale o di solito un primo appuntamento, questo diciamo sì, ecco, bene. Qualcosa, sì esatto, tipo un primo appuntamento, perché qualcosa di non troppo invasivo, però si sente anche da vicino. Poi c'è questo, se vedete i miei video io questo lo metto sempre, beh non voglio dire niente, lo dico dopo perché non voglio condizionare la sua scelta, sentilo. Vuoi sulla mano? Sì, sì, adesso non lo senti abbastanza. Mi è andato anche in bocca. Lo so. si sente già. Forse così anche forte preso... No, subito. Allora mi piace. È particolare. Questo sicuramente me lo ricorderei. Un po' speziato. Un po' anche questo un po' sempre scuro. Quindi... vuol dire già il voto? Su che tipo di persona lo vedi?
Io lo vedo tipo o su tipo una persona. Tipo io lo. Beh, di sera sicuramente. Tipo una persona elegante, però quell'eleganza un po' strana, tipo che lo guardi e dici sì, è elegante, però un po' glamour, un po' fashion, un un po' po'. glamour. Sì. Però sempre scuro. Da 1 a 10? 9. 9? Beh, questo, se vedete le mie classifiche, lo metto quasi sempre tra i primi. Ogni volta che ho messo questo profumo ho ricevuto almeno un complimento. Performance dura praticamente 12 ore di più. Io lo metto soprattutto d'inverno, d'estate non l'ho quasi mai messo. Quindi adesso che è agosto, diciamo, non lo indosso mai. Però questo profumo lo metti e a 10 metri di distanza, anche se sei fuori, anche se sei in inverno, lo sentono tutti. Vero, Quindi sì. È complimenti, diciamo, li ricevi anche un po' per quello, no? Perché lo sentono tutti. bello anche un po' sotto Natale, un Sì, è po'. natalizio, Sì. è spice, proprio tipo c'è vaniglia, c'è cannella, c'è spezie, non lo so, so che sono tutte spezie, Spezie. però anch'io a quello gli darei un 9 su 10. E questo, vabbè, questo famosissimo, conosciuto da tutti, è il quarto su 5, è Dior Sauvage, vediamo se mette a fuoco. Dior Sauvage c'è la versione Parfum che ce l'ho, però diciamo che questa, come potete vedere, è quella che ho usato di più, è quasi finito, è forse l'unico profumo che ho finito quasi. Perché è uno tra i primi che ho comprato, è 60 ml, tra l'altro tutti gli altri sono 100. Questo, beh, sicuramente lo riconoscerai. Però Però lo è. spruzzo, anche questo vale spruzzarlo. Ah no, ma ce n'è poco, niente. Vedi tu, se vuoi spruzzare, spruzzalo qua. Duolingo. Che ricordo. Insomma, il profumo l'ho già messo oggi, non serve che lo metto dopo. Buono. Piace? Sì, è un po' secondo me la versione light di Spice Bomb, non per il tipo di, non per le note che ha, però è se ha qualcosa di particolare, ha una marcia in più rispetto ai primi due, per Una marcia dire. in più? Ti piace di più? Sì, ha un tocco un po'. L'hai già sentito da qualche parte? Boh, sinceramente non me ne accorgerei così tanto andando in giro in un profumo del genere, no. Su che tipo di persona? Chiunque. Chiunque? Chiunque, sì, E chiunque. occasione? Cioè, è buono. Qualunque, perché, cioè, nel senso è buono, però è un buon profumo normale, cioè, non mi. Cioè, sento che uno ha un profumo, mi fa piacere, ma non mi rimarrebbe impresso, a meno che. Non faccio una reazione sulla pelle strana, se no così. Cioè, buono, un buon profumo, ma. Da 1 a 10? 8,5? 8 e mezzo. Sì, perché non è come Spice Bomb. Cioè, Spice Bomb me ne accorgerei, Beh, 8 e questo. mezzo. Dior Sauvage. Famosissimo. Johnny Depp l'ha sponsorizzato nella pubblicità. Grazie a Johnny Depp è praticamente scoppiato il marketing. E ho lavorato anche per un periodo da Sephora come distributor, ma ancora 2 anni fa. E mi ricordo che quando entrava una persona da Sephora e se non sapevi che cosa vendere, se non sapevi che cosa dargli, Gli gli rifilavi davi Dior questo. Sauvage perché sapevano che era della pubblicità di Johnny Depp. Ha delle note di testa che a tutti piacciono perché è fresco, c'è l'Ambroxan, c'è tutte. Ambroxan? Ambroxan è una nota che viene utilizzata per far durare tanto Ah, un ok. profumo e è molto maschile, molto scura. E è un po', è presa praticamente da una delle note più costose che c'è, si chiama ambra grigia. Ah, ok. E è fatta, diciamo, in modo artificiale in laboratorio. E tantissimi profumi di adesso la utilizzano. E questo ne ha una bella dose. E funziona molto perché dura tanto. È super versatile, come hai detto te. Si può usare in qualsiasi occasione, lo può usare chiunque. Nota un po' brutta di Dior Sauvage è che lo usano tutti. Tanto che Sì. si può usare, non costa troppo. È Dior, quindi fa bella figura anche se si regala un compleanno, eccetera. Alla fine, se tu vai in giro, ci farai caso, adesso che magari lo conosci, ci fai caso, ce l'hanno, penso, su 10 ragazze, almeno 6. Almeno 6 hanno Dior Sauvage. E l'ultimo profumo, questo qua, so che ti piace, quindi l'ho tenuto per ultimo, ed è Prada L'Homme, però voglio vedere cosa ne pensi di nuovo. Spruzzo, posso? Beh, lo senti da lì? Vabbè, spruzza ancora. Ho sbagliato direzione.
un po'. Dopo girerò con 17 profumi. Devo comprarmi le cartine. Se dobbiamo fare questi video qua. Ma guarda che basta che prendi un foglio di carta e lo tagli. Ah, ma non è la stessa cosa, non è assorbente. No, okay. Vabbè, però insomma. Penso. Buono, a me questo piace molto. Ti piace? Sì. Tipo di persona? È un profumo. Io mi immagino tipo un. Me lo immagino come un profumo da giorno, da ufficio, però. Non per forza da ufficio, però sono una persona vestita bene, vestita elegante, e me lo immagino tipo un uomo dai 30 ai 40, tipo che cammina in centro a Firenze, non so. Che cammina? Sì, sì, io ho sempre associato questo profumo a Firenze, non so perché. Buono, secondo me è proprio il tipico profumo da giorno, non invasivo, però non banale. Cioè me ne accorgerei di uno con un profumo così. Voto? 9. 9 anche questo? Sì. 10 non lo dai? No, cioè per questi qua no. Non ti piace così tanto? Beh, no. No, nel senso che secondo me io sono più da profumi di nicchia, io la sento moltissimo la differenza. Quindi per me 10 è un buon profumo di nicchia, molto più forte e molto più complesso a livello di ingredienti. Sì, te dici è comunque commerciale, sì. Cioè sempre Prada. Sì. Beh, hai fatto, cioè, ragione su tutto. Profumo da ufficio, super fresco, super buono, si può utilizzare in qualsiasi occasione di giorno, di notte diventa un po' troppo debole, nel senso non si sentirà molto. Se volete utilizzarlo di sera, si può utilizzare magari serata bar o serata tra amici al chiuso, e se si indossa una camicia, secondo me è un profumo da giacca e cravatta o da camicia. Di solito lo metto con la camicia nelle occasioni un po' più da good boy. E niente, però l'unica pecca, le performance, non dura tanto. Non dura troppo poco, però a differenza ad esempio di Acqua di Gio, che dura tantissimo, mentre invece la Nuit de l'Homme è quello che dura meno. Quindi la Nuit de l'Homme dura poco, gli altri durano tantissimo, e questa è una via di mezzo, dura praticamente dalle 5 alle 6 ore sulla pelle, un po' meno forse, e inizia già a essere una skin scent, qualcosa che senti solo sulla pelle. Quindi 9 su 10. Quindi sì. Quello è il tuo preferito tra tutti? Spice Bomb. Spice Bomb? Sì. Quanto gli avevi dato a Spice Bomb? 9 anche questo, no? Sì. 9 su 10. Quello più particolare, quello che mi rimarrebbe più impresso. Quindi tu faresti sera, inverno, estate, giorno, questi due qui. Anche d'inverno Prada, perché? Sì. Anche d'inverno Prada? Sì. Sente forse più d'inverno che d'estate. Dici? Sì. Secondo me è più primaverile estivo. Non so, io me lo... Te lo immagini in inverno? Vabbè, comunque questa è la sua classifica, e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, qual è la vostra classifica, e fatemi sapere anche se volete Claudia valutare altri 5-6 profumi e che profumi valutare. La prossima volta mi compro le cartine, così non mi riempio le braccia. Lascio qui in descrizione il link di Instagram e TikTok, che ultimamente su TikTok Claudia con i video fashion di moda è una studentessa, tra poco ex studentessa di moda all'Università IUAB Venezia. Ho anche un piccolo canale YouTube. Ah, sta aprendo anche un piccolo canale YouTube, cioè, sta iniziando a fare video. È aperto da tanto, ma non sì, mette mai video. Sì, no, esatto, è vero. Quindi lo metto tutto qui in descrizione se volete vedere. E ecco qua ragazzi, noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!